Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio su Coromon. Questo è il mio quinto episodio del mio let's play, walkthrough, gameplay, chiamatelo come volete, o della mia blind run su Coromon, in italiano ovviamente. Eravamo sempre qui, a Bosco Tasso. Non ho allenato i Coromon perché siamo ancora dentro questa zona e dobbiamo proseguire. Quindi siamo esattamente dove eravamo nello scorso episodio, alla fine dello scorso episodio. Intanto uno Slytherin ci attacca. Potremmo provare a ucciderlo con il nostro Buzzlet. Vai. Ah, pungiglione velenoso, aia. Questo potrebbe essere un problema. Assorbimento? Questo è un problema, sì. Non riusciremo mai a buttarlo giù se lo usa in continuazione assorbimento. Cambiamo Pokémon e mandiamo, o meglio Coromon, e mandiamo magari Butterbeat. Perché voglio comunque iniziare ad allenare anche questi Coromon che sono potenti, vi ricordo, quelli che ho aggiunto nella squadra. È molto efficace, è vero che il veleno è molto efficace. Usiamo pugno propulsore. Dovrebbe shottarlo, in teoria. Esatto. E anche Slytherin ci lascia. Butterbeat a livello 12. Ottimo. Dai! Ne incontri davvero tanti di Coromon, eh? Oh, Swarmy! A livello 7. Dai, proviamo a batterlo questo. Usiamo un rafforzatore. Però. Ok. E andiamo poi di colpo. Grazie per il colpo critico, davvero. Era ciò di cui avevo bisogno. Però anche noi l'abbiamo fatto il colpo critico. Andiamo a curarci con una torta small su Buzzlet. Ok, e lui usa di nuovo colpo, però dovremmo reggerlo un po' di più grazie al rafforzatore. Furia, va bene, aumenta il suo attacco. Ok. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, di iscrivervi al canale e di condividere questo video a tutti coloro a cui potrebbe piacere Coromon. Magari appunto fan di Pokémon che non hanno ancora scoperto questa piccola perla. Ok, continua ad aumentare il suo attacco speciale, ma continua a non imparare nessun attacco speciale. Il nostro Buzzlet, purtroppo. Qui non c'è uno strumento invisibile, però qui sotto scommetto che c'è qualcosa. Andiamo a vedere. Ah no, ok, qua avevo già preso tutto. Ok, per fortuna non ho incontrato altri Pokémon. O meglio, altri Coromon. Messaggio ricevuto da mamma? Andiamo a vedere subito. Oggetti. Qua. Telefono. Usa. Messaggio. Mio piccolo Glacial, mi manchi nel più profondo del cuore. Vieni a trovarmi quando puoi, cucinerò le torte così potrai nutrire i tuoi nuovi amici Coromon. Ok, andremo a trovare mamma con il teletrasporto probabilmente quando capiterà. Tu sei un'allenatrice? Sì. Ho appena catturato un nuovo Coromon, vuoi vederlo? Assolutamente. Vai, ma nel campo Moffel? Non male Moffel. Noi useremo colpo. Azz. Allora, mandiamo il nostro di Moffel. E usiamo Scippo d'oro. Vediamo quanti soldi ha questa signorina. Mazza. Ne ha parecchi. Ok, finché lui ci usa la sabbia non è un problema, perché noi usiamo un altro Scippo d'oro. Ricordo che si può usare 3 volte su ogni allenatore. Cioè questo qua ci fa guadagnare tipo 750 di gold in più solamente grazie a questo scippo d'oro. Io voglio diventare uno sceicco in questo gioco. Voglio diventare un tizio che ha una marea di soldi. Ok Moffel, bravo, hai fatto ciò che dovevi. Ora ti sostituisco e mando Kubzero. Il ghiaccio è super efficace, cioè è efficace contro lui, vero? Non ha una resistenza. Giusto? Fammi vedere. Ok, sì, 2 per l'acqua, però non ha resistenza al ghiaccio. Ok, perfetto, vai, morso gelato. Buono, un buon danno, morso gelato. Va di nuovo. Niente male. Palla di sabbia, non diminuirmi la precisione, grazie. E poi andiamo di graffio per preservare un po' di punti energia. Ok, hanno tutti guadagnato un po' di esperienza. Kubzero è salito al 13, ha sbloccato vendetta. Ok, attenzione, potenza 20. Il Coromon si vendica per la sua squadra colpendo una volta
Più un colpo extra per ogni membro esausto nella squadra. Oh, interessante questo. Al posto di posa carina, direi di abilitarlo. Ok, non puoi selezionare più di 4 mosse. Disabilitiamo posa carina e abilitiamo vendetta. Anche questa cosa in Coromon è bellissima. Cioè, i Coromon non dimenticano le mosse. Tu gliele puoi far reimparare ogni volta che vuoi, le puoi cambiare ogni volta che vuoi, ne puoi usare al massimo 4, ovviamente. Tiroga, Toruga. Questo qua è un tipo fuoco, che prende 2 da vento, però non da ghiaccio. Usiamo graffio. Dovremmo fargli comunque abbastanza male. E lui invece ce ne fa molto poco. Ok, un altro colpo. Qua direi di sostituire. E mandare. Sfurmi. Vai. Dovrebbe reggerlo in teoria. La pillo. Ok, non me l'aspettavo questa. Mandiamo Patterbit. E farmi usare colpo. Dovrebbe buttarlo giù comunque. Non dovrebbe ucciderlo con un lapillo, ok? Vai, buono. Ok. Tutti guadagnano un po' di punti esperienza, ma nessuno sale di livello. Taddle! Ah, qua mi serviva Cube Zero. Usiamo pugno propulsore. Un po' di danno glielo facciamo, eh. Colpo. Ok, lui non ci butta giù e ci aveva pure fatto un colpo critico. Sto infame di un Taddle. Non muore, purtroppo. E lui con colpo ci ammazza. Ma va bene così. Dato che abbiamo sbloccato Vendetta, va bene così. Vai, Moffel, è tutto tuo. E usa graffio. Ottimo. Ed ora Patterbit. Ok. Cambiamo Pokémon. Mandiamo Silquill. Solamente per guadagnare un po' di tempo. E poi continuo a dire Pokémon non sarebbero Coromon. Scusatemi ogni tanto. Ok. E usiamo delle torte. Usa torta PS su Cube Zero. E su Moffat. No, su Moffat non mi interessa per ora. Posso usarlo fuori dalla lotta. Anche se tanto qui non attaccherà mai per primo lui. Quindi usiamo comunque una torta su Moffat. Vai, ammazzami pure Silquill, va bene. Ora Q0 dovrebbe fare 80 vendetta. 80 dovrebbe fare. Vai. Pugno propulsore, va bene. Ha una buona difesa al nostro, quindi lo regge. Niente male. Niente male per niente. Ok, è molto più veloce questo Patterbit di noi. Pur essendo 3 livelli sopra noi. Steelquill è salito a livello 7 e Moffel ha risvegliato parte del suo potenziale. Continuiamo a tirare il suo attacco e attacco speciale a lui e velocità. Ok, eppure 760. Abbiamo vinto tipo 1500 gold grazie a questa ragazza. Abbiamo anche una conquista. Ogni 5 ricercatori duellanti sconfitti, ottimo. E arreca 25 danni a un singolo Coromon. Buono. Ora possiamo scendere qui e prendere questo strumento. Torta combo, ok. Pokémon selvatico, vediamo. Io qui fuggirei a questo punto, però. Voglio preservarmi. Oppure potrei riposare? Sì, riposiamo. Per recuperare i nostri PE. Un girone velenoso, va bene, non è un problema. E poi fuggiamo. Ok. Ed ora tocca a questa allenatrice. Che penso sia l'ultima. Sta andando all'isola di Donar? Il tempo è terribile laggiù. Ok. Ha 4 Coromon lei. Oh, bello questo, non l'ho mai visto. Lumon. Fammi vedere che tipo è. 2 per da terra e elettro. Ok. Te due, ter due, ter due per da terra e sabbia e squarcio, ok. Sarebbe meglio mandare
tizio. Come si chiama? Moffel. Vendetta e distruttiva. Tra l'altro, Silquil prende esperienza anche da morto. Sfurmi. Ok, contro Sfurmi direi di mandare. Come si chiama? Moffel. E usare Shippo ancora lì. Dovrebbe reggere abbastanza. Vai, Shippo d'oro. Rubiamo tutto il rubabile. Ottimo. Api velenose, non ci dovrebbe fare troppo. Anche se poi ci avvelenano non è un problema. Noi riusciamo a fare i tre shippi, che sono il massimo. E poi mi usa furia. Ok. A questo punto, anche se mi muore Moffel, non è un problema. Anzi, farà più, ancora più danno la nostra vendetta. Ok, colpo critico. Va bene così. Non userò vendetta qui, però. Un morso gelato dovrebbe bastare. Vabbè, a parte che ho usato comunque 4 punti potenza, 4 punti energia, quindi. Lunar Pop. L'attacco fisico è diminuito. Ok. Ah, prende 0,5 dalle mosse di tipo normale. Dannazione. Quindi questa gli toglie la metà. Però devo farlo. È la mossa comunque più potente che ho. No, Ipnonda. Dai, è pure più veloce. Ah, si è svegliato subito? Ok. E non è molto efficace, vorrei ricordarvi. Ma andiamo di morso gelato ora. Colpo invisibile dovrebbe reggerlo, sì. Ok, qua ci curiamo per sicurezza. Torta PS usa su Cub Zero. Ecco, fatto. Un altro colpo invisibile va bene. E noi usiamo Graffio. Gran Boato, cosa fa? Cosa mi ammassa? Attacco fisico ancora. Infatti gli facciamo pochissimo danno. A parte è vero che il normale gli fa meno danno. Questo sarebbe utilissimo da catturare. Questo è il Lunar Pup. Lunar Pup. A parte che è bellissimo anche esteticamente. Cub Zero al 14. Ok. E Silquil a livello 8. Nibolgar. Su di lui invece. Qui è insufficiente, dobbiamo riposare, va bene. Aerodinamicità, aumenta la sua velocità. Sì, di molto. Vai, morso gelato dovrebbe essere super efficace, quindi dovrebbe fare un bordello di male. Ok, ah no, eh no, è molto efficace infatti. Usiamo poi vendetta e dovrebbe ucciderlo del tutto. Buono. Una sentenza questa cosa. E abbiamo battuto anche Winona, Winona Ryder, proprio lei. A vederti sembra che riuscirai a sopportare la tempesta. E prendiamo anche un bel po' di soldi. Ottimo, abbiamo forse finito? Con il bosco? Non ancora. Porto Tasso. Ok, se questo è un allenatore sono nella merda. Girati dall'altra parte, por favor. Non si gira? Ok, grazie. Tu sei un altro allenatore, vero? Mannaggia. Allora, per sicurezza curiamoci Cub Zero. Usiamo una torta S che va bene. Ok. Salve. Ehi là, sono Derrick, il traghettatore dell'isola di Donar. Rigel, o Rigel, mi ha detto di portare un ricercatore duellante sull'isola, devi essere tu. Vedi quella bellezza laggiù? Guarda come risplende il sole. Ci guiderà attraverso le onde e raggiungeremo l'isola di Donar in un batter d'occhio. Pronti a salpare? No, allora aspetta un attimo. Se non sono allenatore, fammi prima cercare qualcosa. Infatti, strumento nascosto, frammento di fenice, niente male. Altro strumento nascosto, spinner argentato, infatti. Ieri stavo quasi per catturare un Nibolgar, ma mi ha spezzato la canna da pesca in due.
Ok, va bene. Qui si trova. Oh, posso andare qui sopra. Ah! Posso incontrare nell'acqua! Oddio! Fiddly! Oddio! Questo dovrebbe essere super efficace se lui di tipo acqua. E infatti l'ho ucciso sul colpo. Vabbè, ho risvegliato parte del mio potenziale, quindi mi va bene comunque. Attacco fisico. Difesa fisica e difesa speciale, vai. Anche Silquil ha risvegliato il suo potenziale. Attacco, velocità e attacco. Buono. Tanto che possiamo prendere uno strumento. Mossa istantanea. Foschia o un Coromon. Non so cosa faccia di preciso, però va bene. Torta sabbia. Ok. Qui. Niente. Ok, altro Coromon. Un Pokuro. Ciccio Gamer. Guardalo lì. Bellino lui. Teen Shell. Ah, usiamo Graffio. Ok. Vai, un altro Graffio. Buono o brutto colpo che lo porta a uno di vita? La difesa fisica aumenta di molto con Codardo. Che bella abilità. Evasione aumentata. Non potrei evadere però dal mio Fidget Spinner. Guardalo qui. Vai. Neanche Tinshell sarà dei nostri. Con Mario Coromon assolutamente sì. Voglio vederlo sto tipo. Allora. Ha molta difesa fisica, è un difensore. È di tipo sabbia, non acqua questo, ok? Rarità comune. Porto tasso. Graffio, rafforzatore e scavatore. Codardo, quando il Coromon riceve un colpo critico, indietreggia impaurito e aumenta la difesa di fisica di 2 stadi. Non è male, eh? Lo tengo, ovviamente, però non lo tengo in squadra. No, non voglio dargli il soprannome. Allora, ridiamoli Tinshell, perché ho visto che se tu non dai un soprannome, tipo fa una X, quindi è una merda. Non è come un Pokémon che se non dai il soprannome, ti rimette il nome del Pokémon. Invia deposito Coromon. Ok. Ottimo così. Vediamo se ne trovo un altro. Beh, magari un'altra volta, eh. Fatemi vedere qui in giro, più che altro se ci sono degli strumenti nascosti. Chissà che cosa posso trovare qui. Ah, questo non è. Ah, un allenatore, sì. E tu, Glacial, giusto? Il capitano pensava che forse sarebbe meglio se andassi da quella parte. Rigel ci ha chiesto di portarti all'isola di Donald. Il capitano e la barca sono sulla spiaggia. Ok, non possiamo andare su. Va bene, meglio così. Meglio così perché non avrei comunque Coromon per andarci. Ovest, Bosco Tasso. Nord, Pluvio Palude. E est, Isola di Donald. Ok. Allora, voglio vedere nell'erba alta qui cosa si trova. Giusto per curiosità. Ok, un Beasle. Un Beasle che potrei eliminare con vendetta. Ah, però, i danni di Beasle. Addio, Beasle. Livello 15 per Cube Zero. Ottimo. Chissà quando si evolvono. Ok, qui si trova Beasle. Vorrei andare a riprendere un altro po' di Pokémon nell'acqua, sinceramente. Sulla sabbia qui. Non mi sarei mai aspettato che potessi trovare dei Pokémon sulla sabbia, o meglio dei Coromon. Ok, un altro granchietto. Vediamo di catturarlo questo, però, senza ucciderlo magari. Si è completamente riposato. Ok. Che abilità sarebbe quella? Fagli un altro graffio. Ok, con un altro graffio penso che muoia lui, quindi proviamo ad andare con oggetti e catturarlo. Vai, spinner. Fiddly. Preso. Vai. Allora. Ha un botto di attacco fisico e difesa fisica questo. È un fisicone tipo acqua, ok, primo di tipo acqua che catturiamo. Rarità comune. Graffio, rafforzatore e tenaglia furiosa. Attacca con furia il nemico con tenaglia scatto, colpendolo da 1 o 3 volte. Ok. Ben riposato. Quando il Coromon ha ABS pieni, ogni danno ricevuto è ridotto del 40%. Oh, interessante. Ovviamente lo teniamo. Non diamo un soprannome. E
lo inviamo al deposito Cormon. Silquill a livello 9. E ha imparato Shippuden anche Silquill. Oh, interessante. Ora ne abbiamo due che possono shippare, niente male. E ci sono altri Cormon che posso trovare qui? O no? Su questa sabbia? O solo quei due? Mi sa solo questi due, eh. Tra l'altro livello 12 questo, che ha umidificatore. Usiamo un morso gelato. Se sopravvive lo catturo. Aspetta però, che questo mi ammazza la squadra, eh. Oggetti, torta PS, usa. Vai. No, non mi stavo più. Non mi stavo nemmeno accorgendo che il mio Coromon stava per morire. Ok, questo dovrebbe essere poco efficace in teoria. Ok. Usiamo un graffietto. Buono. E ora catturiamolo. E averlo con un'altra abilità non è male. Oggetti. Cioè, averlo con l'abilità che mette la pioggia può essere una cosa interessante. Molto interessante. Preso. Ok, voglio controllare il sommario. Sì, controlliamo il sommario. E questo ha un bordello di attacco e difesa in più, infatti. Allora, ok, stessi attacchi. Il Cormon fa cadere la pioggia entrata sul campo, va bene. Lo tengo. E non gli do un soprannome. E potrei sostituirlo? No, invia deposito Cormon, dai. Altri punti esperienza. Ok, ma direi basta ora. Voglio solamente controllare una cosa. Vabbè, in conquiste qui possiamo farlo. Sì, scopri 20 specie di Coromon, va bene. E poi volevo vedere in mondo, qui, quarto tasto, i Coromon che si possono trovare. Cioè, qua ce li ho già tutti. Li ho trovati letteralmente tutti. Mentre in bosco tasto me ne manca uno. Che chissà quanto è raro. Poi in Villa Fieno li ho trovati tutti, o meglio, li ho catturati tutti. In Parco Radioso me ne mancano due da trovare, da vedere più che altro. Questo da catturare anche. Qui invece li ho catturati proprio tutti. Vedete che ti fa vedere il segnalino se l'hai catturato. Ottimo, così dai. Ora partiamo per Porto, per l'isola di Donar, mi sembra si chiama. Vai, leviamo le ancore. Spero che non ti venga il mal di mare. Voi soffrite di mal di mare? Io ho mai sofferto, solamente una volta, quando sono usato un traghetto in Sicilia. Mi ero sentito davvero male, ma per il resto mai. Eccoci, arrivati sani e salvi, grazie alla mia fantastica nave. Tutto fiero. Stai cercando Nicola e Thomas, giusto? Lavorano al laboratorio Buzzlet nel centro dell'isola. Ah, e se vuoi un passaggio per tornare indietro, io sono qui. Ok, diamo un'occhiata a questo porto. Frutto cuco, cura immediatamente la paralisi, ok. Aumenta la potenza di un attacco di tipo elettro, va bene. Diamo un'occhiata se ci sono strumenti invisibili qui, eh. No, niente. Strano. Ok, è una vera bellezza la nave. Guarda che si è messo l'ombrellino. Messaggio ricevuto da Merrin. Andiamo a vedere. Allora. Dov'è? Oggetti. Qua. Ehi, hey Glacial, ti ho trovato dei libri interessanti alla biblioteca, faccio un salto appena puoi. Ok, va bene. E tra l'altro posso usarlo per vedere i vecchi messaggi, giusto? Merrin, va bene. E mamma, ok, posso scorrere i messaggi. Tanto mi tocca un po' il naso perché sto per starnutire e non voglio starnutire. Spinner argentato, ottimo. Oh, un centro Pokémon, finalmente. Oh, o meglio, un centro addestratori. Andiamo subito a curarci. Immediatamente, sì. Curami. Per favore. Ok. Il mio Hundos ha finalmente il tratto che volevo dopo che ho usato il tratto formatore al piano di sopra. Mi è costato un rene, ma ne è valsa la pena. Cosa? Andiamo a vedere subito il tratto formatore. Subito. Ah, qui c'è uno strumento nel frattempo. Ok, 2500 di oro. Che non si buttano via. Sarà il costo del tratto formatore? Ah, un altro ammiratore del mio potenziatore? Il tuo cosa? Il potenziatore. Mi sembri confuso. Lascia che ti spieghi perché ho progettato il potenziatore. Quando ero ancora un giovane addestratore, ho catturato un Coromon di potenziale
di potente potenziale. Era quasi perfetto. Quindi ho pensato, e se potessi aumentare il suo potenziale? Beh, da lì in poi ho dedicato la mia vita a costruire il potenziatore. E posso dire con orgoglio che funziona alla grande. Il potenziatore fa diventare tutti i Coromon di tipo perfetto, quindi. Oh no, temo che questo non sia possibile. Può solo aumentare leggermente il potenziale di un Coromon. Per essere precisi, il potenziatore aumenta il valore del potenziale di un Coromon di 1. Ma se sei fortunato, il potenziatore potrebbe aumentare il potenziale anche di più di una sola unità. Fammi sapere quando decidi di provare il potenziatore. Ok, parliamo anche a lei. Lei dovrebbe essere quella del tratto, allora. Oh no, lui, Roman. Oh, e là. Sarai qui per provare la mia ultima invenzione, il tratto formatore. Il tratto formatore? Che cosa fa? Dimmi una cosa, hai mai catturato un Coromon con un tratto che non ti piaceva? Questa sì che è sfortuna del tratto, dovrebbe essere l'abilità. Non dovrai più preoccupartene. Ecco che entra in gioco il mio tratto formatore. Prendi il tuo Coromon e gli dà un nuovo tratto. Oh, sembra proprio utile. Ma è sicuro che darà al mio Coromon un tratto del tutto nuovo? Nessun problema, il mio tratto formatore garantisce al 100% la comparsa di un nuovo tratto. Non posso garantire quale tratto, però. Bisogna aspettare che la tratto formazione si completi per scoprire che nuovo tratto avrà ottenuto il tuo Coromon. Fammi sapere quando vuoi fare una prova. Io proverei. Per 1000? Ok. Tratto forma? Chi potrei tratto formare? Aspettate, eh. Allora, prima di tutto. Aumentiamo il potenziale nel nostro Cube Zero. Che ne 10 2500 potenza, sì. Cube Zero. Solo una volta per il tuo Cube Zero, sì. Ok, dovrò prendere il tuo Coromon per un po'. Tieni d'occhio il tuo telefono, ti manderò un messaggio appena avrò finito. Tanto è il nostro starter quello, quindi lo porteremo ovunque per sempre. Quindi ci sta a aumentargli il potenziale, cioè se posso fare qualcosa per renderlo leggermente più forte, perché no? E poi per il tratto invece dovrei andare nel database, ecco qua, dare un'occhiata. Come si fa? Così, ok. E qui posso vedere i tratti. Il mio ha ladruncolo. Però questi magari sono meglio. No. Tipo, però non so cosa facciano, purtroppo. Non so proprio cosa facciano. Diamo un'occhiata agli altri. Tra l'altro Bisol mi sa che ha anche una terza evoluzione, eh. Interessante. Sfurmi non si è ancora evoluto, tra l'altro. Sto Sfurmi di merda. Quando è che si evolve? Il mio ha Antidoto, che non è male. Molto utile per la squadra. Silquill. Tra l'altro l'ho catturato anche potente. Non è da scoprire. E ha questo cos'è? Artista della fuga mi sembra che è una delle cose più inutili. Questo effettivamente potrei cambiarglielo, dato che è pure potente. E potrei portarmelo un bel po' avanti lui. Ladro o temprato? Mi sa che. Una qualsiasi di queste qui potrebbe essere meglio di Artista della Fuga, eh. Dai, quindi cambiamo. Allora, prendiamoci prima di tutto il suo strumento. Sposto oggetto. Diamolo a Buzzlet. E poi proviamo a cambiare il tratto, vai. Sì, tratto forma. Silquill. Sì. Bene, allora mi metto subito al lavoro. Ti mando un messaggio appena avrò finito. Torno più tardi. Ok. Bene, ora abbiamo due Pokémon della nostra squadra messi via. Andiamo a prendere qualcosa al mio deposito. Ritira Coromon. Sì, voglio riprendere Armado. Eccolo qui. Che ha anche Accumulatore, che è un'abilità utilissima. Ritira. E vediamo un po' chi prendere. Lui, questo Mino per adesso non mi piace molto. Sì, qui potrei un po' liberarli effettivamente, eh? Cioè, inutile tenerne 3000. C'è questo Patterbit a livello 1 che boh, va bene. Tinshell che non mi sembra male, però potrei prendere questo Fiddly. Per l'acqua, per avere un Pokémon tipo acqua. Dai, prendiamo Fiddly. Ritira.
Ok. Ci sono degli strumenti invisibili nel centro Pokémon? Non credo. Ok, allora esploriamo ora un po' questa città, questa isola di Nubar. Mi sembra si chiami. Mondo. Isola di Donar, scusate. Isola Nublar è un'altra cosa. Allora. Mettiamoci per primo il nostro Pokémon più forte al mondo. Anzi, mettiamoci per primo Surmie, che voglio che si evolva, magari. Possibilmente. Ah, questo è il nostro bel teletrasporto, che dovrebbe essersi attivato automaticamente. E diamo un'occhiata se troviamo degli strumenti invisibili in giro. Esploriamo un po' questa città. Adoro esplorare in Cormo perché ci sono un botto di strumenti interessanti che puoi trovare. Un botto di cose interessanti che puoi trovare. Entriamo un attimo nel centro, nel Pokémon Market qui, e parliamo a lui. Credo che la Luxolis ci stia guardando. Da quando ho messo piede su quest'isola trovo più oggetti disponibili per me nei negozi. Ok, abbiamo anche scoperto come si aggiorna il catalogo quando visiti nuovi luoghi. Compra oggetti. Vorrei usare un coupon però, utilizzabile. Non è qui? Ah, giustamente, devo magari... vendi oggetti? Come faccio ad utilizzare un coupon? Compro oggetti. Due posseduti. Da qui io posso farlo? No. Come potrei fare? Aspetta, ci sono delle mosse istantanee. EMP, elettrizzazione, disabilità. Beh. Spinner argentato. Spinner statico, i Cormo di tipo elettro. Ok. Torta ghiaccio. Che queste torte mi interessano fino a un certo punto. Torta velocità. Ok, questi sono praticamente le attacco X, difesa X di Pokémon, non mi interessano. Torta combo, questa è buona. Però per il momento penso di andare di più con queste, torta PM. Ripristina 25 punti. No, aspetta, questa torta PSM. Però costa un botto e io vorrei usare il mio coupon. Magari da qui. Vediamo. E sono in blind, vi ricordo, quindi non so come si fanno le cose. Devo scoprirlo, a meno che mi vengano dette nel gioco. Allora, torte no, abbigliamento no, spinner no. Oggetti posseduti, sarà qui. No, sono i frutti. E basta. Strumenti base no, ovviamente utilizzabili. Sono qui, ok, sicuro. Coupon. Coupon del 50, del 25%, anzi del 50%. Vorrei usarlo. Come faccio? Boh. Proviamo a far così. Proviamo a comprare una torta PS e vedere se mi chiede. No, non mi chiede di usare uno strumento. Scrivetemelo nei commenti se lo sapete perché è strana questa cosa. Cioè, come faccio a usare un coupon? Effettivamente. Qui non sembra esserci nulla. Qui torno indietro. Ah, ora me lo chiede. Dovevi tornare indietro? Vuoi utilizzare un tuo coupon? Sì. Ah, per l'acquisto che ho appena fatto. Ok. Cioè, prima di fare l'acquisto. Scusate, salvo un secondo. Salvo prima di fare questa cosa qua perché potrei buttare via un sacco di soldi. Allora, compra. Devi fare l'acquisto, quindi devi comprare. Le torte PM, per esempio. PS, sì, PSM. Ne compro 10 per dirti, no? Magari un po' di meno. Fai 5. Poi compro delle torte PS. Small, e ne compro 10. Poi compro degli spinner. E ne compro 15. Ho buttato via tutti i soldi. Esco e mi dice vuoi utilizzare un tuo coupon? Sì, del 50%. Ok, sì. Buono. E mi sono tornato indietro un po' di gold. Oltre al fatto anche un obiettivo che vedete lì nell'angolo, quello di usare un coupon.
coupon. Ok, mi sono fatto una scorta di strumenti, niente male. Ed ora esploriamo un po'. Questo è il laboratorio, immagino, dove dobbiamo andare. Quindi andiamo un po' in giro prima. Torta combo, va bene. Qui c'è un castellino di sabbia con un frutto giuba. Possiamo incontrare dei Coromon qui sulla sabbia, sì. Ah sì? Come piove? Api velenose. Pace interiore lui usa. Ok. Attacco speciale in aumento. E difesa speciale in aumento. Non è niente male questa cosa. Scarica elettrica. Farà un male. Infatti perché non ha difesa speciale il mio. Il mio Svurmi. Non voglio sprecare un fidget, quindi uno spinner. Quindi prima mandiamo un Pokémon che abbia una difesa speciale un po' buona per resistere. Forse Butterbeat. E per indebolirlo un attimo. Cioè lasciare che si indebolisca per il veleno, in realtà. Se faccio un colpo lo ammazzo questo. Proviamo a catturarlo ora. Che si è indebolito ancora un po'. Usiamo uno spinner. Vai, preso. Preso. Ok. Aci è stato preso. Allora, ha tantissimo di attacco speciale, vedete? Ha anche una buona difesa fisica in realtà. Non è niente male questo Aci. Non comune rarità, tra l'altro. Attenzione. Scarica elettrica e pace interiore. Scarica elettrica fa un bordello di danni. 55, precisione 100. Un attacco fulmineo con una probabilità del side effect chance di paralisi del nemico. Questo attacco va sempre per primo, tra l'altro, ma è potentissimo. Cioè, tu fai una pace interiore e poi inizi a fare scarica elettrica manetta, sciotti tutti. Questa roba è fortissima. Gli attacchi super efficaci infliggeranno il 25% di danno extra. Ma è fortissimo lui. Io lo tengo. Ovviamente lo tengo. Cioè, nel senso, lo tengo in squadra. Ti lascio giù. Questo è potente, quindi no. Butterbeat. Butterbeat è un Pokémon che proprio per adesso non mi sta dicendo nulla. È un Coromon che non mi sta dicendo nulla. Però mi serve per ora per averlo un po' forte, ecco. Per avere qualcuno di un po' forte. Però abbiamo Fiddly. Però se si incontrano Pokémon tipo elettro, Fiddly rippa totalmente. Beh, lasciamo giù il Butterbeat, dai. Voglio tenermi armato perché. Ok, Buzzlet ha risvegliato il suo potenziale. Attacco speciale, ovviamente. PS. No, no, dai, tutto su attacco speciale. Ah, posso aumentare anche i suoi PE, tra l'altro, volendo. Velocità e attacco speciale, vai. Abbiamo una conquista anche. Riscatta, ok, 10 lotte vinte, classico, va bene. Andiamo a vedere se ci sono altri Coromon qui. Oltre ad Assi. Ok, Tinshell, va bene. Già catturato. Piove. Usiamo un'ape velenosa. Rafforzatore. Ok. E colpo. E facciamo un po' di danno, eh. Usate un altro rafforzatore. Non farmi graffio, per favore. Graffio. Mi sa che Svurmi. Ok, Svurmi resiste. Bravo Svurmi. Però morirai comunque. A meno che tu faccia un brutto colpo, esatto. Non l'hai fatto, quindi addio Svurmi. Tanto adesso lo andiamo a curare, eh. Lo andiamo a curare e facciamo prendere punti esperienza a Buzzlet. Vai, colpo. Sperando che prima o poi impari un attacco. Un attacco speciale. Si spera.
Qui c'è uno strumento? Nope. Nada. Strumento qui. Gemma dell'apatia. Fa guadagnare un sacco di esperienza anche se chi lo tiene non partecipa alla lotta. Beh, cambiamolo. Sposto oggetto. Pigro gemma. No, vorrei prendergli l'oggetto in realtà. Non posso farlo, devo fare così. Oggetti. Posseduti. Sì, gemma dell'apatia, vedi? Possibilità di allontanare. Allora, fa guadagnare un sacco di esperienza anche se chi la possiede non partecipa alla lotta. La diamo a Buzzret e la sostituiamo con gemma dell'apatia. Ok. Tra l'altro era nascosta questa, quindi se no non deve cercarla, non la trovi mai. Essenza repellente, va bene. Qui c'è una grotta. Ok, qui si può salire, sì. Però come faccio a prendere quella cesta? Ci sarà un altro modulo che ci installeranno su quest'isola in grado di farlo? Oppure possiamo passare qui sopra? Diamo un'occhiata qui in giro intanto, eh. Salve. La torre energetica è proprio un edificio affascinante. Osserviamola bene. È stata costruita per fungere da parafulmine in grado di immagazzinare l'energia dei fulmini che la colpiscono. L'energia elettrica viene poi trasportata in tutta Velua. Il titano che vive lì riesce a controllare le condizioni atmosferiche, guidando i temporali verso l'isola. E grazie a Voltgar che non rimarremo mai senza energia. Ok. Strumentino? Strumentopolo? Infatti, guardalo qui. Tortapiè. Posso passare qui? No, non puoi passare proprio invece. Ok. Proseguiamo la nostra esplorazione, andando magari prima di tutto nel centro Pokémon. Diamoci una curata veloce. Ecco fatto, prendiamoci cura dei Coromon. Bene. Si dice Svurmi Evolution Waiting Room praticamente. Cioè, non si evolve mai quel tipo. Qui avevamo già visto che non c'era nulla. Ok, però entriamo in questa casetta. Iniziamo ad esplorare dentro le case. Salve lei. Hackerare? No, sto solo facendo dei test sui Patterbit per la Luxolis. Ok. Posso rubarti qualcosa mentre fai i test? Qui hai una cesta. Un coupon, perfetto. Posso anche piantare un frutto. Allora, questo no. No. Sveglia il Coromon, no. No. Questo è fortissimo, pianta. Frutto giuba, ok. Ottimo. Poi dovrò tornare anche dove ho piantato gli altri frutti e piantarne altri, eh. Ricordiamoci. Qui non sembra esserci nulla, però entriamo in questa casetta. Oddio, chi è questo? Ho provato una torta pie per ricaricare un po' delle mie energie, ma mi ha tenuto sveglio tutta la notte e tra poco inizia il mio turno. Non lo farò mai più. Prendi tu quello che mi è rimasto, per favore. Ah, grazie. Qua posso piantare altra roba. Piantiamo tutti i frutti mul, questi. Che sono i più forti che abbiamo. In modo da averne un casino poi. Frutto giuba invece 50% di pie. Ah, però questo aspetta il 75% dei pie. Ok, non dei PS. Allora è il frutto giuba che mi serve, va meglio. Posso rubarti qualcosa? Sì. Torta PS. Con tutte le torte che avevi, va sicuro che potevo rubarti qualcosa. Anche nel letto, gli ho rubato un frammento di fenice nel letto. Boh, va bene. Gli ho rubato letteralmente tutto. Ok. Diamo un'occhiata se ci sono altre casette. In giro qui su Isla Nublar. O meglio su Isla Donar. Qui infatti si può salire. Però non sembra esserci nulla qui. No, si può andare qui sotto. Qui c'è uno strumentino, torta focus. Qui un altro strumento. Spinner sorpresa. Salve. Il profondo blu. Ho sempre sognato di navigare oltre l'orizzonte, invece di lavorare in laboratorio. Leviamo le ancore. Oggi il vento tira forte.
Forse un giorno. Ok. Qui si sale sulla torre? Non ancora. Qui però non c'è nessuno strumento. Messaggio ricevuto da Oleg. Hai pronto il mio Coromon? Vediamo un po', Oggetti. Avrebbero dovuto mettere un modo più veloce per andare ai messaggi, però. Il potenziamento del tuo Coromon è pronto. Vieni a trovarmi al più presto. Perfetto. Strumentino. Frammento di fenice, niente male. E qui si entra la torre volendo, qui però questo lo faremo magari nella prossima puntata. Messaggio da Roman, che dovrebbe essere l'altro. Database, oh no, database. Mannaggia me. Oggetti. Telefono, usa. Ok, la trasformazione è pronta. Andiamo a prendere i nostri Pokémon e concluderemo qui l'episodio, meglio, i nostri Coromon. E concluderemo qui l'episodio, abbiamo un botto da esplorare qui. Dobbiamo andare nel laboratorio, dobbiamo andare in quella caverna e poi nella torre. In quest'ordine. Ma prima di tutto riprendiamoci i nostri Coromon. Allora, depositiamo due Coromon. Che non alleneremo. Aci lo voglio, sinceramente. Sembra fortissimo. Moffè lo tengo. Sfurmi, mi sa che a questo punto ci lascia, ragazzi. È debolissimo, non impara niente. Però l'abbiamo tenuto così tanto. Mettendo così tanto il nostro Svurmi. Armado mi serve per la sua abilità, che non è male. Lo tengo in squadra. E poi non è male anche come Pokémon, in realtà. Lasciamo giù Fiddly. Teniamoci Buzzlet, che è potente. Quindi assolutamente lui va bene. E ritiriamoci di nuovo il nostro Svurmi. Che tra l'altro ha anche antidoto, quindi è comunque buono. Posso fare... deposita. Lasciamo giù a questo punto. E chi lascio? Buzzard è potente, vorrei tirarlo su. Aci sono molto curioso. Però. E poi è potentissimo Aci. Moffel è forte anche lui. Cacchio, che decisione. Sono indeciso proprio su chi lasciar giù. Perché Buzzard è potente, non voglio lasciarlo. Verdente avrei lasciato giù Buzzard. Moffel. Insomma. Questi qua sono tutti tipo normali. Lui ha l'abilità raccolta che mi aiuta un casino a prendere un botto di strumenti. Svurmi. È quello che lascerei giù. Per adesso lasciamo Aci, dai. Per adesso lasciamo Aci. L'abbiamo appena catturato. Non è ancora meritevole di stare con noi. Lasciamolo giù. Diamo. Premiamo i vecchi che hanno stati con noi fin dall'inizio. È passato da 12 a 17. Ma quindi è potente? Scusa, eh. Quindi ora è potente? È potente ora! Top! Top davvero! Top davvero, perché il massimo vi ricordo che è 21. Il mio era 12. Ed ora è 17. Cioè il mio era perfettamente nella media, ora è sopra la media. L'operazione è andata a buon fine. Il tuo Silkil è un nuovo tratto, temperato. Ok, vediamo se... vuoi far cambiare? No, non voglio far cambiare un altro tratto. Vediamo cosa fa questo tratto. E se ne valsa la pena. Sommario. Il Coromon non è influenzato da alcuna condizione meteorologica. Vabbè, comunque è meglio di Artista della Fuga, se è chiaro. Qualsiasi abilità è meglio di Artista della Fuga. Poteva andarci meglio, diciamo. È comunque un upgrade. È comunque un upgrade. Perché essendo di tipo normale, lui non penso che prenda nessun bonus da parte delle condizioni atmosferiche. Però poteva andare meglio. Allora, mettiamo avanti il nostro Svurmi, che deve essere di livello. Cube Zero per adesso lo teniamo qui tranquillo. Buzzlet prende la sua esperienza. E l'episodio finisce qui. Io ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.